Bene, grazie dei saluti, dell'accoglienza, grazie a tutti voi che siete qui e della disponibilità che manifestate. Io e Suor Giancarla proviamo a tenere in piedi le fila di questo momento e di questo incontro. Lo vogliamo fare non come persone che sanno qualche cosa in più rispetto ad altri, ma come persone che con voi cercano e cerchiamo di trovare il modo migliore per dire questa presenza che è Cristo Gesù. Lo faremo in due, e ci spiegherà adesso subito Suor Giancarla come svilupperemo questo nostro momento, e lo faremo tentando non soltanto di dire qualcosa, ma di metterci insieme in cammino in questa ricerca di novità, di modalità che ci possono aiutare e spingere a sperimentare percorsi e tracciati nuovi. A me è il compito di dire cosa vivremo stasera e magari proprio accennare solo alle due sere di domani. E domani saremo divisi per gruppi e faremo laboratorio, e poi dopodomani sarà un momento ancora assembleare per raccogliere il lavoro dei laboratori. Stasera invece è una sera con un'assemblea più numerosa, e dopo questo momento di preghiera, che era già un annuncio, era già un momento di proposta, faremo, come diceva appunto Padre Rinaldo, una relazione a due voci, per due motivi: per non stufarci, quindi qualcuno segue Padre Rinaldo perché è più bravo, oppure qualcuno segue me perché è una voce più suadente, potete quindi alternare un po', stare a svegli e un po' a dormire, ma non è questa la motivazione, capite? Perché l'annuncio si fa non da soli, si fa in comunità, si fa nella Chiesa, almeno in due, quindi già questo vuole essere per noi un segno. E lo faremo in maniera abbastanza essenziale, sintetica. Voi avete ricevuto insieme alla preghiera anche lo schema della nostra relazione, che potete seguire con tranquillità prendendo appunti, sereni, perché poi vi verrà dato tutto, per cui e noi magari alcune cose non leggeremo tutto, perché tutti sapremo leggere, poi dopo, se avremo voglia, possiamo continuare. E lo faremo per un 40 minuti circa, dando poi spazio a un momento di risonanza, dove sarete protagonisti voi, come si può essere un'assemblea così numerosa, però pensiamo di aiutarci. Vedete, come avete fatto bene prima, il momento di preghiera, credo che sia possibile anche un momento così di confronto, di risonanza, e poi una chiusura ancora da parte nostra, abbastanza breve, e un messaggio, un momento conclusivo insieme per tutti. Questo è un po' il percorso di questa serata. L'obiettivo, che è sempre bene dirci perché ci siamo incontrati questa sera, ce l'ha già detto il Vescovo, ce l'ha detto Don Antonio, è per scoprirci noi, annunciatori catechisti, in un movimento, in strada, in un cammino che ci sta cambiando, trasformando, per portare un annuncio vero, per far sì che le persone incontrino Gesù e niente altro. Questo è l'obiettivo del nostro intervento, del nostro lavoro di questa sera, e ci fa proprio da guida, da sfondo, l'immagine biblica, che l'icona biblica di Bartimeo, che abbiamo già sentito e ascoltato. Abbiamo titolato il nostro intervento "Annunciatori che sanno trasformarsi". E allora proviamo a mettere così dentro qualche cosa nella scaletta che avete lì davanti. Perché annunciare oggi? È un bel interrogativo. Qualcuno di voi potrebbe dire,
Potevate togliere l'interrogativo e dirci subito dove volete arrivare. Proviamo a farlo insieme. L'interrogativo rimane, direi, molto aperto perché la trasmissione della fede è diventata difficile. E le nuove generazioni sembrano incapaci di ricevere quell'eredità di fede e di cultura che per secoli ha contrassegnato la nostra gente. Incontrando operatori pastorali, tante volte ci vengono a domandare, a chiedere: ma come dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo dire per convincere, per aiutare? Allora diciamo subito, per sgombrare un po' il campo dentro questa difficoltà, che la fede, come recita e ha sempre recitato bene il Catechismo, è un dono che viene da Dio. Paolo, nella seconda ai Tessalonicesi, dice: non di tutti è la fede, ma essa abita soltanto coloro cui Dio l'ha donata. E c'è un elemento interessante in questo percorso, in questa ricerca di fede. La fede nasce dall'ascolto. E dunque occorre che la parola di Dio giunga al cuore dell'uomo perché nasca questa fede. Ma la fede, proprio perché è l'uomo a credere, è ascolto, ma è anche risposta. È un atto umano, un atto della libertà dell'uomo che risponde a Dio che parla. Però quando noi parliamo di fede, fede da accompagnare, da suscitare, da far emergere, occorre fare attenzione a non pensare immediatamente alle verità in cui credere. Dobbiamo pensare la fede a come quell'atteggiamento, quell'atto di cui ci testimoniano le scritture, che consiste nel mettere il piede al sicuro, come dicono i Salmi e Isaia, nell'affidarsi come un bambino alle braccia della madre, sicuro in braccio a lei. La fede nasce dall'ascolto, la fede è risposta umana e atto di fiducia e di abbandono in Dio. Allora, perché annunciare oggi? Annunciare perché c'è qualcuno che deve parlare e far sì che le persone siano disposte ad ascoltarlo e disposte a rispondere. Per questo motivo noi annunciamo. Annunciamo oggi e soprattutto oggi per facilitare questa risposta e questo ascolto. Perché annunciare? Perché il Vangelo è una buona notizia che fa bene alla vita. Questa è una bella espressione, non so quanti di voi o quanti di noi sono così convinti. Annunciamo perché? Perché il Vangelo è una buona notizia che fa bene alla vita. E c'è una consapevolezza che, così con Suor Giancarla, abbiamo voluto sottolineare in questa espressione, vogliamo sottolineare in questo, cioè del fatto che il Vangelo è a disposizione di tutti e ha dato senso, credo, è un'attenzione che vedo, ha dato senso e sta dando senso alla nostra vita. Cioè, non è una dottrina quello che noi annunciamo, ma è una persona che mi incontra, mi ama così come sono. Cioè, è una persona che nutre la nostra vita, nutre la vita delle persone che sono insieme a noi. Allora mi pare che davvero la fede appare come una necessità umana. Non ci può essere un'autentica vita umana senza fede. È possibile che noi
viviamo senza fidarci di qualcuno. Siamo diventati tutti molto diffidenti, almeno io sono diventato abbastanza diffidente, scusate, non voglio coinvolgere voi. Ma alla fin fine, per quanto siamo diffidenti, abbiamo bisogno di fidarci almeno di qualcuno. Non credo che nessuno di noi sia così autosufficiente da poter dire tutti sono da escludere. O no? C'è qualcuno di voi che ha escluso tutti? Vediamo quante mani si alzano. Nessuno. Ne abbiamo esclusi tanti, almeno io ne ho esclusi tanti. Ma ho bisogno di fidarmi di qualcuno. Perché annunciare oggi? Perché il Vangelo è una buona notizia che fa bene alla vita, perché abbiamo bisogno di fidarci delle persone e di colui che tiene in mano la nostra esistenza e ci ama così come siamo. E perché c'è una forza che ci spinge, spinge noi, annunciatori, non ci permette di tacere e ci invita a fare memoria di quello che è successo alla nostra esistenza. Dice il Deuteronomio, ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre, te lo farà sapere, i tuoi vecchi te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli israeliti, eccetera, eccetera. Ricorda, ricorda. C'è una memoria che non è un ricordare a memoria, ma è una memoria che ha dato senso e dà senso alle cose, orienta la qualità della vita, è fatta dell'esperienza di tante persone che ci hanno preceduto, dei nostri padri, dei nostri padri, che hanno trovato nella fede in Dio, nella vita, hanno trovato il senso. E allora è importante per noi imparare a portare alla memoria, e aiutare a far memoria di ciò che Dio ha compiuto nella nostra esistenza e nell'esistenza delle persone che incontreremo. Per questo noi annunciamo. Annunciamo perché sentiamo che c'è un dono gratuito che non ci appartiene, che viene da altro, che ci è stato donato e tramandato e non possiamo tenerlo per noi. È un tesoro più grande di noi che vogliamo consegnare. È una memoria che ci è cara, che scalda il nostro cuore e che vogliamo ridonare a coloro che camminano con noi. Un terzo elemento sul perché annunciare è perché c'è la necessità di una nuova proposta di libertà e di gratuità. E nessuno può sperare di educare dando semplicemente dei buoni principi, delle istruzioni accurate. E gli ho detto tutto quello che doveva fare, ma non lo fa. E io gli dico di andare a messa, ma non ci va. Io gli ho detto, gli ho insegnato le preghiere, però adesso non le dice più. E tante cose di questo genere. A noi pare che educare significa sempre rendersi disponibili ad essere di esempio, per introdurre alla libertà e alla gratuità, non per obbligare nessuno. È un passaggio, direi, abbastanza difficile questo, perché alla resa dei conti ci pare sempre necessario verificare che cosa ho fatto, che cosa ho concluso con quei figli che ho avuto, con quei ragazzi che ho accompagnato, con quel gruppo di adulti che ho seguito, con quelle famiglie che sono venute agli incontri che ho organizzato. Però senza mostrare una strada reale, nessun percorso può essere indicato come possibile. E allora
Quando noi ci assumiamo, se ci assumiamo la responsabilità di educare, di dire la fede, è importante che offriamo un modello imitabile. In questo senso è perfettamente plausibile che Paolo, Pietro, Apollo e tutti coloro che educano la fede si siano proposti come esempio e abbiano suscitato un certo attaccamento. Le mamme che sono qui me lo insegnano meglio di quello che posso dire io in questo momento. Quando uno muove i primi passi, quando un bimbo o una bimba muove i primi passi, non può essere soltanto istruito sulla tecnica del camminare. Credo che pochi di noi abbiano imparato a camminare perché c'era una tecnica dietro e qualcuno ci ha spiegato la tecnica. Non lo so, se proviamo a fare qualche passo indietro, forse non ci ricordiamo, io no, vabbè. Qualcuno un po' più vicino magari si ricorderà di come ha imparato a camminare, forse, non lo so. Però credo che nessuno di quelli che hanno imparato a camminare, che siamo tutti noi, si ricorda la tecnica del camminare. E allora abbiamo avuto bisogno di qualcuno che camminasse davanti a noi, che camminasse insieme a noi. E quante volte vediamo i genitori che sono davanti e dicono vieni, 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 vieni. Ecco, bravo, così proprio, proprio così. Cioè è l'unico modo per far capire esattamente che cosa significa camminare. Vieni, 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 vieni. E che cosa significa credere, mi suggerisce Suor Giancarla nell'orecchio. Cioè l'obiettivo di una riuscita educazione alla fede è la maturazione di un'altra persona. Non l'opportunità di riprodursi in un altro essere umano. Non devo riprodurre niente di me in un altro, ma devo essere preoccupato soltanto che l'altro maturi, che l'altro, quando io gli dico vieni, 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 incominci a camminare secondo non la mia logica, ma quello che in quel momento lui trova giusto, capace, necessario per il suo camminare. Abbiamo fatto il primo punto. Perché annunciare oggi? Perché il Vangelo è una bella notizia, dà senso alla vita, fa bene a tutti, perché c'è una memoria che ha scaldato il nostro cuore, è arrivata a noi, non possiamo tenerla per noi, e perché c'è la necessità di una nuova proposta, libera e gratuita. Libera e gratuita. Una proposta dove l'educatore, l'annunciatore, è lui in prima persona che si mette in movimento, si sporca le mani, si sporca la faccia, ci rimette la vita. Che cosa annunciare? Secondo punto. A questa domanda noi diamo una risposta immediata. Non che cosa, ma chi. È abbastanza ovvia, però ci piace e vogliamo insieme con voi fermarci su questo. Annunciamo Gesù Cristo e la sua vita donata. Allora non è necessario avere tutti i contenuti precisi, ma mettere in moto dei processi, dei movimenti che prendono sul serio il fatto che l'annuncio di Gesù Cristo è ciò che dà colore a tutto il resto, a tutti gli altri annunci. È Gesù Cristo il centro, lo dice il documento base, ma lo dice la Chiesa. Tutto il resto è criterio di discernimento. Questo che cosa c'entra? C'entra perché può cambiare tutto o niente. Cambia tutto se siamo convinti che partendo da Gesù Cristo vogliamo dare valore alla vita sulla morte, nei suoi significati. E che questo è l'ambito della bontà di Dio, è Gesù il volto buono di Dio che
dà valore alla vita sulla morte. Cambia tutto, perché non puoi più dare per scontato che la persona che viene a portare i bambini al catechismo, la coppia che chiede il battesimo, che chiede il matrimonio, siccome al battesimo ha il fondamento. Ma tutte le occasioni di incontro che ci vengono offerte sono possibilità, strade per metterci a servizio delle persone perché possano incontrare questo tutto, cioè possano incontrare Gesù Cristo. E non per aumentare il numero delle persone che vengono alle nostre parrocchie, anche, speriamo, non per mantenere le strutture, anche, speriamo, ma la cosa più importante è che incontrino Gesù Cristo. In questo tempo allora è importante far conoscere esperienze, far circolare idee, perché stiamo tentando le cose come le facevamo prima, ci accorgiamo che non vanno più tanto bene. È importante allora trovare strade, sperimentare insieme, valutare insieme, verificare insieme. Al centro di tutto quello che stiamo provando con le coppie, con le famiglie, con i bambini, con i giovani, con gli adolescenti, ci deve essere la preoccupazione di far incontrare Gesù Cristo, mettere al centro Lui e quindi convertirci anche a livello pastorale, accettando la logica di Gesù, che non aveva le masse, poche volte le avute, aveva le persone concrete, che credeva nel piccolo, nella realtà più fragile, che partiva dal seme, dal lievito e da ogni persona. Ancora, che cosa annunciare? In Gesù annunciare il dono della fede come fiducia e adesione a Lui. Velocemente vorrei sintetizzare o specificare meglio questa espressione. Cioè, annunciare il dono della fede come fiducia e adesione è la consapevolezza che ciò che noi siamo ci è donato. Che siamo preceduti. E su questo si fonda la possibilità di essere liberi e fedeli. Cioè non sul fatto che è una convinzione che ho maturato io, che non parte esclusivamente da me, ma l'annunciatore, il credente, fa credito a Cristo Gesù, dunque è sollecitato ad aderire a Lui, ma sempre nella libertà. Ed è fecondo interpretare l'esistenza nella fede come l'intreccio continuo di due libertà. Ed è in questa prospettiva relazionale che si comprende e si attua correttamente il senso dell'adesione cristiana e quindi della fedeltà a Dio. Le scelte fatte secondo la volontà di Dio, secondo il suo disegno, sono quelle continuamente frutto della complicità di due libertà. Un uomo e una donna vivono e affrontano un'esistenza in piena libertà, sentendo che tutto dipende da loro e nello stesso tempo che tutto dipende da Dio. Due libertà. Tutto dipende da me, ma tutto dipende da Dio. Cioè, si inventa la propria vita con delle scelte particolari, in profonda sintonia con questa combinazione di libertà. E questa prospettiva, secondo noi, è la più responsabile e la più umana. Perché lo diremo subito dopo, non abbiamo mai visto Dio, che in Cristo Gesù si è manifestato, obbligare qualcuno a decidersi per Lui. È proprio in questo gioco bellissimo delle due libertà che
che nasce una risposta più matura e più vera. Ed è in questo camminare nella libertà che ci è data la possibilità di sperimentare, di capire qualche cosa di nuovo e di inedito che può segnare e caratterizzare la nostra vita, anche di annunciatori. Annunciare Gesù Cristo, annunciare Gesù Cristo che ci dona la libertà e che fa appello alla libertà di ognuno, e annunciare il regno di Dio all'opera. Nell'educazione alla fede Gesù annuncia il regno. La buona notizia è che il regno di Dio è in mezzo a voi, che il regno di Dio è qui. Cristo Gesù nel suo annuncio non fa riferimento a sé, ma a questa opera di Dio che è già all'opera, che agisce. Lui è sempre decentrato da sé, è centrato sul Padre, ha una fiducia assoluta nel Padre, Abba, Papà. Ecco, Gesù ha raccontato e annunciato Dio, ha mostrato come Dio regna su di lui e come ha regnato sul male, sulla morte, sul non senso, sulla malattia, sulla sofferenza. È per questo che ha compiuto i segni, è per questo che ha ridato vista, ha ridato udito, ha ridato possibilità di camminare, ha ridato speranza, ha dato perdono. E per averlo visto vivere in questo modo che i primi credenti, che Giovanni scrive alla fine del suo prologo, del quarto Vangelo, Dio nessuno l'ha mai visto, ma proprio Gesù ce l'ha fatto conoscere, ce l'ha raccontato. Oggi molti ci chiedono, vogliamo vedere Gesù? Non ce lo dicono a volte a parole, ma ce lo dicono. Ecco, raccontiamo Gesù, raccontiamo il suo regno, questa presenza che è già all'opera nel mondo. Raccontiamolo. Un ulteriore passaggio, perché, che cosa? E fino a qui magari qualcuno può dire, vabbè, ci siamo. Ma Suor Giancarla, Padre Rinaldo, come? Probabilmente non riusciremo a risolvere tutti i vostri interrogativi, però ci proviamo a mettere anche questa spinta verso il come. E ci proviamo partendo da quello che ci ha mostrato Cristo Gesù. Lui sapeva molto bene che non ci poteva essere vita umana senza fede. E la sua grande preoccupazione è stata proprio quella di destare la fede, di mostrare un atteggiamento capace di comunicare e di generare la fede. Ce lo ricordava Sua Eccellenza prima, che cosa vuoi che faccia per te? E più avanti Gesù dice, va, la tua fede ti ha salvato. Allora, un primo elemento che ci può introdurre in questo, che ci può aiutare, su questo magari abbiamo speso già tante parole, leggere la situazione. Ma leggere la situazione in questo caso vuol dire, come Gesù, ascoltare l'invocazione del cieco. Ascoltare Bartimeo, ascoltare l'invocazione di tutti quelli che gli sono accanto, non impedirla. In questo modo diventiamo credibili e affidabili. Sì, so già cosa vuoi, va bene. Cosa vuoi che ti faccia? Sarebbe bello leggere tutte le domande che abbiamo messo lì, tutte le richieste che abbiamo messo lì. Perché questo ci aiuta a leggere la situazione, ma a leggerla non secondo un dato sociologico. Il 50% dei catechisti di questa chiesa pensa così o vorrebbe così o vorrebbe questo, ma secondo un dato di vita. Quello che ha sempre visitato Cristo Gesù. Andando nei Vangeli non troviamo mai
una percentuale in quello che Cristo Gesù ha fatto. Non so, forse mi sbaglio, ma se vado a vedere non ci sono neanche dei sondaggisti. Sì, ha provato lui a fare il sondaggista. Chi dite che io sia? E poi lì è andata un po' così, come tutti i sondaggi vanno a finire, vabbè. Ma Cristo Gesù ci ha mostrato innanzitutto una necessità che inizia alla fede. Ed è proprio da questa sua integrità che spingeva le persone che lui incontrava ad esclamare con stupore: che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorevolezza. E a constatare che egli non insegnava come gli scribi. Ecco, la sua capacità di leggere il dato. Secondo, rimaniamo da dentro l'icona biblica che ci ha aiutato a pregare prima, è buttar via il mantello. L'abbiamo già pensato prima e quindi andiamo abbastanza velocemente. Come annunciare? Leggere la situazione, buttar via i pregiudizi, i ruoli. Si è sempre fatto così, cosa vuoi? Ma così andava bene, perché cambiare? Entrare allora senza il mantello che ci difende, che ci blocca, che ci protegge e qualche volta non ci fa rischiare, entrare in maniera nuova nella strada, la strada dell'annuncio. Questa è una caratteristica di Gesù. Lui, quando ha incontrato le persone, le ha accolte così come sono, andando oltre tutti i ruoli, tutti i pregiudizi. Lui ha buttato via il mantello, si è presentato per quello che è, non si è difeso, ha davvero incontrato realmente le persone. Sapeva incontrare tutti, i poveri, li ha chiamati i primi nel Regno del Cielo, ma anche i ricchi come Zaccheo o Giuseppe d'Arimatea, gli stranieri come il centurione, la donna sirofenicia, gli uomini giusti come Natanaele o i peccatori pubblici come Matteo, come le prostitute, presso i quali si fermava, alloggiava, mangiava, condivideva la tavola. Gesù sapeva non avere prevenzioni, esclusioni, sapeva creare uno spazio di fiducia e di libertà in cui l'altro potesse entrare senza provare nessun tipo di paura e senza sentirsi giudicato. Gesù incontrava l'altro in quanto uomo come lui, membro dell'umanità, uguale in dignità ad ogni altro uomo. Pensate come è importante questo nelle nostre comunità, con i genitori che vengono per gli incontri, che arrivano così come sono, incontrarli senza pregiudizi, creando uno spazio dove uno si sente accolto e libero. Strettamente collegato con quest'ultimo passaggio che ricordava Suor Giancarla, è la necessità di vedere di nuovo in modo nuovo. Siamo abituati ad essere cristiani. Le abbiamo già viste tutte. Beh, l'ultima non l'avevamo proprio vista. Vero? Au, ci siete? L'ultima non l'avevamo vista. Adesso l'abbiamo vista. E ne vedremo ancora. Però quella che abbiamo vista è davvero una cosa grande. Devo dire che una delle cose, faccio un inciso, così ci risolleviamo un attimo, poi vado via. Una delle cose che mi ha impressionato maggiormente in quest'ultima cosa che abbiamo visto, nell'ultima udienza con Papa Benedetto, è vedere che chi l'ha capito è la Chiesa di popolo, la gente. E il giorno in cui lui ha, il giorno, cos'è stato? Giovedì, quando si è preso un elicottero, Piazza San Pietro era piena così,
ed era una piazza silenziosa. Anche lì hanno capito che era un momento non facile. E allora è importante, credo, anche come Chiesa, vedere di nuovo e in modo nuovo. Del resto questo non è una cosa che ci inventiamo noi, ma è una cosa sempre, così, quando abbiamo riflettuto con Sor Giancarlo, l'abbiamo rubata a Cristo Gesù. E voi direte, avete preso la strada più semplice, però è questa, credo, che sia la strada che ci conduce anche a indovinare quei passi e quei percorsi che tante volte vorremmo inventare in modo originale. E questo Cristo Gesù cercava di, in chi incontrava, la fede autentica. E quando la intravedeva poteva dire, la tua fede ti ha salvato, Bartimeo. Non ha mai detto, io ti ho salvato. Io ti ho fatto crescere, tu sei uno di quelli che sei venuto alla mia scuola, hai partecipato ai miei corsi, hai fatto i miei incontri, si vede che ti ho dato una bella formazione, i miei. La tua fede ti ha salvato. Va e sia fatta secondo la tua volontà. In quelle domande lì, non dice io ti faccio, ma va e ti sia fatto. Donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri. E questo ci fa vedere proprio questa capacità che lui ha di vedere di nuovo e di vedere in modo nuovo dentro quelle reazioni, dentro quelle relazioni, dentro quelle situazioni che tante volte sono diventate stantie, sono diventate abitudinarie nella nostra vita, nella nostra storia. Come annunciare? Leggendo la situazione, buttando via il mantello e, come il cieco, imparando a vedere le cose in maniera nuova. Sono tre indicazioni, sembrano teoriche, ma sono molto concrete, poi quando andiamo a viverle. A chi annunciare? Andiamo velocemente su questo perché sarà tutto il lavoro di domani. Annunciare a tutti. Non c'è nessuno escluso dall'annuncio. Ogni uomo e ogni donna che vive in questo territorio, in questo tempo, ha diritto di ricevere la bella notizia dell'amore di Dio e di riceverla nei modi più diversi. Ma in particolare, pensando all'azione pastorale di una chiesa, abbiamo elencato tre categorie di persone perché sono tre anche i tipi di lavori che domani vivremo. Annunciare ai ragazzi, che sono all'inizio del loro cammino, per introdurli nell'esperienza di vita cristiana, l'iniziazione, proprio farli entrare nella consapevolezza del cambiamento avvenuto a tutti i livelli, credo ormai anche qui nella vostra diocesi, e la progressiva necessità di alfabetizzare, perché spesso i nostri bambini, i ragazzi arrivano e non c'è quella abitudine a pregare magari che poteva succedere quando ero piccola io, poteva succedere. C'è bisogno proprio di annunciare in maniera nuova, di introdurli progressivamente, gradualmente in un'esperienza religiosa. Questo ci invita a cercare anche nuove modalità di annuncio, a non dare più per scontate molte cose e molte esperienze, ma a presentare davvero a loro Gesù. Iniziare proprio a presentare la loro, quello che è essenziale. La seconda immagine o gruppo di persone a cui rivolgersi sono i giovani. Già prima qualcuno, facendoci una breve intervista, mi chiedeva e ci chiedeva, ma ai giovani che cosa possiamo dire? Ai giovani che vivono una situazione di incertezza, di insicurezza, che non sono più disponibili ad un cammino,
che si allontanano dalla pratica religiosa, che di fronte a scelte, a passaggi, a snodi di vita, iniziano a cercare parole altre, che cosa dire. Ecco, credo che in questo senso il dire vada proprio in quella logica che abbiamo richiamato, nella necessità di far vedere dei percorsi possibili, far vedere delle figure, delle presenze che efficacemente attuano quello che provano a dire. E allora qui capite che il percorso non è più soltanto un dire, ma si mischia già con la vita vissuta, con le necessità di giocarsi dentro una storia che si intreccia, che non crea più distanze, che non crea più differenze o barriere, che non si ferma più soltanto a dire arriverete voi, poi capirete. C'è la necessità di capire insieme, di trovare dei percorsi insieme. E la terza categoria di persone sono gli adulti, che in questi anni nella Chiesa italiana sono sempre più i genitori che chiedono i sacramenti per i loro figli e spesso hanno perso il senso di questi sacramenti. Qualcuno diceva, loro chiedono cerimonie e noi gli diamo i sacramenti. C'è una domanda diversa da quella che noi vogliamo dare. Allora è importante per loro metterci davvero accanto, mettersi in situazione di ascolto profondo delle loro incertezze, anche delle loro domande. Sono adulti a volte che ricominciano a credere dopo un periodo di indifferenza, per motivi più disparati, a volte anche per colpa nostra. A coloro che cercano un senso nella fase di vita che stanno attraversando, a volte i momenti cruciali, passaggi difficili, passaggi dolorosi, passaggi di crisi, di fatica, o anche passaggi belli, speriamo, non sempre sono difficili. E in questi passaggi di vita è fondamentale l'accompagnatore, colui che sta accanto, colui che non dà risposte preconfezionate, ma che cerca insieme all'adulto e che cerca anche parole nuove per dire Gesù. Respirate profondamente, siamo all'ultimo punto. Cioè, una catechesi che non dà per scontata la fede, ma si preoccupa di generarla. E questo comporta ascolto della parola, esperienze di preghiera, celebrazioni, gesti di testimonianza, opere di carità, cambiamento di mentalità e di abitudini. Non è facile, non è per niente facile. Secondo passaggio, da un modo di annunciare legato ai contenuti chiari e distinti, alle verità ben precise, a un'attenzione maggiore alle persone come centro dell'annuncio, perché ci sia un'educazione globale alla vita cristiana. Sì, il contenuto che normalmente tocca di più la sfera razionale, intellettuale, ma anche l'esperienza, ma anche la disponibilità ad agire, a operare, a vivere tutta la vita. Un terzo aspetto che vi abbiamo segnato dalla catechesi di tipo scolastico, ce n'è tanta in Italia, non so cosa c'è qui, però in Italia so che ce n'è tanta, ad una catechesi di introduzione alla vita di fede, cioè scandita da quella progressione dove non c'è un calendario fissato a priori, ma è un cammino che deve corrispondere realmente a un progresso della fede. E qui abbiamo un po' di strada da fare, perché ci è più facile stabilire un calendario, prefissare già. Sappiamo già che il 25 di aprile ci saranno le cresime a non so dove, il 1 di maggio le prime comunioni a, e va bene, però probabilmente non va più bene in questo contesto, in questo passaggio che stiamo vivendo. Su questo però ci possiamo ragionare.
Un altro passaggio veloce da una catechesi rivolta solo ai ragazzi, e credo anche questo in Italia ce n'è tanta, il 90% delle energie sono per la catechesi ai ragazzi, con risultati un po' strani, che poi a un certo punto se ne vanno, alla scelta degli adulti, senza escludere i ragazzi, ma alla scelta degli adulti e dei genitori adulti, perché senza questa scelta la catechesi ai ragazzi rischia di essere spesso sterile. Una catechesi isolata, una catechesi di gruppo. Preparando prima gli animatori, qualcuno ci diceva: ma noi qui facciamo molto più in fretta, siamo gente molto sbrigativa, cioè ognuno sa fare il suo mestiere, quindi lo fa bene, perché deve andare a coinvolgere e rompere le scatole agli altri, ognuno si fa il suo e chi si è visto, bene, ok, ma probabilmente non è sufficiente, cioè il fatto che siamo anche così tanti dice che probabilmente c'è la necessità e la possibilità di mettere insieme più persone, lavorare insieme per ricercare modalità condivise, dove uno non è capace di fare tutto. Del resto io sfido chiunque di voi a dirmi che lui in un processo formativo è capace di gestire tutto quello che è quel percorso. Uno di noi sa fare bene, bene una cosa, un po' bene due, meno bene tre, ancora meno quattro, e poi andate giù, scalate finché potete, alla fine vi accorgete che se siamo insieme, mettendo in sintonia i diversi beni, viene fuori un patrimonio condivisibile. Un altro passaggio che vivremo di più domani, ma magari prima di andare via un accenno lo facciamo a tutti, dalle scuole, scuole di catechesi, dottrina una volta la chiamavano, anche alle scuole di formazione, ai laboratori formativi, dove si impara entrando in un processo di cambiamento, dove non c'è un maestro che sa tutto e gli altri non sanno niente, dove si cerca proprio di entrare in una relazione che trasforma. E le ultime due sono strettamente collegate con quello che ci diceva la Suor Giancarla in questo momento, cioè da una preoccupazione soltanto morale e dottrinale a un percorso, un'apertura di cammini di rinnovamento, no, di vera trasformazione, conversione, cambiamento, rinnovamento. E da un catechista maestro, allora a questo punto capite, a un catechista testimone. Non ci bastano più quelli che sono le persone che sanno fare un mestiere, ci vuole qualcuno che e le competenze che ci sono dentro. La formazione cristiana, l'educazione alla fede, ha ancora davanti a sé un promettente e impegnativo cammino. Mi pare che la vostra partecipazione di questa sera ci dica proprio questo. E io, insieme a Suor Giancarla, vi auguro davvero di immettervi in questo cammino promettente, ma recuperando proprio quella figura e quel percorso che ci ha aiutato a tracciare Cristo Gesù. E vi ringraziamo profondamente per l'attenzione che avete manifestato.